Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Prima di iniziare devo ringraziare Cristina Marras che mi ha dato una mano con la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast mettendoci la voce. Poi ringrazio Smartwork, idee digitali per il mondo reale che produce Start Me Up, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. In questo nuovo podcast di Start Me Up sono felice di avere nuovamente come ospite Agostino Riitano. Abbiamo conosciuto Agostino qualche anno fa per l'iniziativa di rivalutazione del Cilento legata all'associazione Iazzi. Lo ritroviamo oggi nella doppia veste di autore di Sud Innovation, libro che ho letto quest'estate e che fa parte di una ricerca di cui parleremo fra un attimo, e soprattutto come Project Manager Supervisor dell'area cultura di Matera 2019, capitale europea della cultura. Agostino è stato anche autore del dossier che ha permesso a Matera di diventare capitale europea della cultura. Ho intervistato Agostino qualche giorno fa e questo è quello che ci siamo detti. Ben ritrovato Agostino e grazie per la tua disponibilità. So che sono stati giorni concitati e continuano ad esserlo. Certo, ci sono stati giorni concitati perché ovviamente tutta la squadra di Matera 2019 è stata impegnata per la preparazione dell'inaugurazione del 19 gennaio. Quindi sono state non soltanto giornate, ma sono stati mesi concitati per arrivare pronti a quello che comunque è stato il taglio del nastro di un percorso che è durato circa 7 anni. Quindi grandissima commozione, grande gioia dalle primissime luci dell'alba, quindi con l'arrivo delle bande e un po' tutto quello che è accaduto. Se te l'avessero detto, ci avresti creduto che tutto ciò si sarebbe realizzato? Sì, nel senso che devo dire che nella vittoria di Matera ci ho creduto sin da subito, dai primissimi mesi del 2014, quando iniziai la mia collaborazione alla scrittura del dossier. Più permanevo a Matera, più si ragionava su Matera come possibilità di attivazione di una nuova narrativa legata al sud e agganciata alla cultura, e più ci credevo. Quindi, come dire, è stata una grandissima emozione quel 17 ottobre 2014, con questa grande esplosione di gioia collettiva cittadina, ma devo dire che un po' dentro di me mi sentivo che comunque quella partita era una partita che la città di Matera e tutto il sud poteva vincere alla grande. Ho letto sul sito ufficiale che il progetto di Matera è visionario, perché si pone alla guida di un movimento che vuole abbattere gli ostacoli che impediscono l'accesso alla cultura. Qual è la strategia che avete messo in atto? Il tema di tutto l'anno è Open Future, quindi aprirsi al futuro, quindi aprirsi ai processi di cambiamento, aprirsi al nuovo, ma soprattutto, come dire, l'openness, quindi la cultura dell'inclusione, quindi la cultura della condivisione della conoscenza, è stata alla base della progettazione del programma culturale di Matera 2019. Quindi tutte le attività che sono state generate, ci saranno circa 1500 eventi in 330 giorni, hanno proprio tra i valori ispiratori l'accessibilità, quindi le opere saranno accessibili e l'accessibilità ovviamente a 360 gradi, quindi non soltanto accessibili i luoghi, ma saranno accessibili ovviamente i contenuti, saranno accessibili i processi soprattutto. Quindi abbiamo molto insistito su rendere anche visibile ciò che normalmente nel processo creativo, nel processo artistico, in realtà viene nascosto. La possibilità quindi anche di sbirciare all'interno delle botteghe degli artisti. Nel programma generale ci sono 5 temi. Ognuno di essi indaga un particolare aspetto di Matera e, correggimi se sbaglio, dell'intero Sud Italia. Penso ad esempio a Riflessioni e connessioni, che indaga il valore del tempo e della lentezza. Il valore della lentezza, se volessimo soltanto riportarci a quello che fu scritto da Cassano nel Pensiero Meridiano, è proprio uno dei valori fondanti della cultura, direi, mediterranea. Quindi essere lenti in realtà non significa essere, così come a volte siamo stati tacciati nel passato, degli scansafatiche. La lentezza è quella possibilità che ci dà il movimento di poter attraversare i paesaggi, le culture,
e il contemporaneo con un'attenzione, una presenza, una vigilanza, uno stato di vigilanza e di attenzione completamente differente, ad esempio, a quelli ai nostri concittadini europei che vivono ad altre latitudini. Il senso è proprio questo: cosa Matera, quindi il Sud, può dare all'Europa e cosa l'Europa può effettivamente dare a Matera. Sicuramente l'esperienza di una capacità di essere più nel presente, con una dinamica calda che caratterizza questo stare insieme, quindi lo stare comunitario, no? Quindi una delle parole chiave di tutto questo è stato insieme. Nella prima fase, nel primo dossier di candidatura, non a caso si è lavorato attorno a questo tema, il tema della comunità è un tema portante, caratterizzante, ed è un tema che sin da subito per noi è stato irrinunciabile ed è stato un pilastro attorno al quale abbiamo costruito tutto l'impianto del progetto Matera 2019. C'è anche il tema continuità e rotture, in cui viene evidenziata la conflittualità con la modernità che spesso caratterizza i territori del Sud Italia. Ma diciamo che il racconto è molto articolato, quindi io non mi soffermerei tanto sul raccontare i singoli progetti, ma lascerei comunque chiaramente ai nostri amici che ci ascoltano il divertimento di andare a scovare all'interno dei temi le varie declinazioni progettuali. Certo. Quello che possiamo dire è che sicuramente il tema del confine, del limen, no? Quindi del limite, quindi come noi possiamo percorrere i limiti, che sono i limiti tra le culture, i limiti tra i linguaggi, come li possiamo percorrere stando in questo bilanciamento tra delle forze che spesso fanno sì che l'uomo contemporaneo possa generare effettivamente delle visioni di futuro. Spesso le visioni del futuro nascono proprio dai margini, dai limiti e dai confini. Ti chiedo però soltanto un tuo commento sul tema utopie e distopie, in cui, se ho capito bene, si cercherà di staccare il Sud Italia dal gioco del turismo come unico volano per lo sviluppo o il cibo come fattore identitario. Te lo chiedo perché non sono sicuro di aver colto bene il senso di questo tema. È così? No, questa sicuramente è una estrema, un'estrema semplificazione. Il tema, quello che è interessante in questo versante è proprio la relazione tra l'utopia e la distopia, no? Quindi è questa dialettica tra questi due elementi molto ampi, apparentemente conflittuali, che va a focalizzare particolari questioni all'interno del presente. All'interno del presente abbiamo sicuramente una serie di categorie note, che sono appunto la categoria del turista, la categoria del viaggiatore, la categoria dell'ospite, che da noi sono state completamente sovvertite. Quindi non parliamo più di turisti a Matera, ma da un bel po' di tempo ormai parliamo di cittadinanza temporanea. Stessa cosa, amiamo più definire spettatori o consumatori le persone che accedono ai prodotti culturali, ma per noi ormai è da tempo che lavoriamo sulla cittadinanza culturale, quindi come si può essere cittadini non soltanto appunto civici, ma cittadini culturali, ovvero protagonisti in prima persona dei processi culturali e non soltanto sull'ultima parte del processo. Potremmo sintetizzare simbolicamente nell'acquisto di un biglietto, nella visione di uno spettacolo, e ormai la relazione tra il cittadino e la cultura non si può esaurire soltanto in questo dout des della parte finale del processo, ma c'è invece un livello di protagonismo molto articolato che parte da molto prima. Non a caso tanti dei progetti presenti nel programma culturale di Matera vedono proprio la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione proprio del processo creativo. Spesso addirittura nelle drammaturgie dei progetti c'è la partecipazione attiva dei cittadini, quindi che non sono più soggetti passivi, come dicevamo prima, ma sono proprio soggetti attivi che apportano valore alla costruzione delle opere.
State ascoltando Starmi Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando insieme l'intervista a Agostino Riitano di Matera 2019. Fino ad ora Agostino ci ha raccontato il progetto di Matera 2019, adesso invece vediamo cosa c'è dietro le quinte di un simile evento. Agostino, passando al tuo ruolo e dietro le quinte di un evento così importante, cosa ti ha guidato nel tuo lavoro di questi ultimi anni e come si crea il programma di una capitale europea della cultura? Beh, diciamo che sicuramente il motore di tutto è sicuramente la passione, una passione straordinaria per la cultura, per il sud e per i processi innovativi, i processi di cambiamento. Quindi questo sicuramente è stata la molla. L'altro elemento che non, diciamo, come dire, è stato necessario è stato il coraggio, ma il coraggio non, diciamo, come atto eroico, ma più che altro il coraggio nella sua proprio etimologia più arcaica, cioè quella proprio di agere cor, cioè di dare la forma al cuore e quindi ogni giorno dare la forma a dei sentimenti e delle passioni che poi si sono tradotti in attività, in pianificazioni, in visioni e in coinvolgimento della comunità. Come si fa effettivamente a costruire un programma del genere? Tieni conto che oggi il nostro, diciamo, il nostro canto, cioè il nostro programma è un cronoprogramma che riusciamo a stampare soltanto con il plotter, perché è circa 5 metri e diciamo, come dire, occupa ormai un'intera parete del nostro ufficio, ed è stato molto emozionante vedere nel corso degli anni come di questo articolato calendario prendevano forma, colore, nome, luoghi, persone, artisti. Quindi tutto questo è stato un processo incrementale, quindi, come dire, per fare questo c'è bisogno di un tempo lungo, c'è bisogno di un lavoro molto profondo per il coinvolgimento delle imprese culturali, in primis del territorio, per le imprese culturali del meridione, così come le istituzioni culturali italiane, le eccellenze italiane, e di conseguenza un grande lavoro di messa in relazione di tutto questo con i partenariati europei. Ad oggi contiamo circa 284 organizzazioni europee che collaborano attivamente nei diversi progetti. A questo risultato ci siamo arrivati attraverso un percorso di co-creazione, quindi il metodo che noi abbiamo scelto per arrivare alla composizione del programma culturale è stato proprio quella della co-creazione, che a differenza delle progettazioni partecipate degli anni 90 è qualcosa di diverso, significa proprio generare insieme alle imprese, insieme alle istituzioni, insieme alle altre città il singolo progetto, la singola attività. Ed è stata, diciamo, come dire, Matera in questo la prima capitale europea della cultura che ha proprio, come dire, sperimentato questo metodo, questo approccio alla co-creazione, ed è anche l'unica città e l'unica capitale europea che ha sin da subito dichiarato di voler realizzare il 50% di questo programma con il protagonismo delle imprese culturali del territorio, e ci siamo riusciti. A cosa hai cercato di dare la priorità nel lavoro del gruppo che hai gestito e stai gestendo tuttora? Ma sicuramente la priorità in assoluto, che è una priorità che parte prima proprio dal personale e poi diventa una priorità collettiva, è quella di riuscire a quanto più possibile a essere attenti ai dettagli, essere attenti a quegli elementi che effettivamente nella relazione tra l'opera d'arte e il pubblico può generare la differenza. Quindi, come dire, farci mediatori tra, come dire, gli spettatori, il pubblico e la produzione culturale. Questo sicuramente ogni giorno ce lo ribadiamo. L'altro elemento è quello di un approccio quanto più possibile frugale, quindi riuscire ogni giorno a fare di più anche sottraendo, cioè quindi riuscire a fare di più con meno, quindi riuscire ad interpretare una di quelle cifre del sud e del Mediterraneo che hanno fatto di questa parte del mondo effettivamente la culla di una civiltà che poi, come dire, ha generato artisti, ha generato opere d'arte straordinarie, spesso proprio con questo approccio frugale. E la fortuna è che
nel team di Matera 2019 ci sono tantissimi giovani, del sud con delle competenze di primissimo livello, con una voglia di mettersi in gioco ogni giorno e soprattutto con, come dire, la volontà di non risparmiarsi mai. Ogni giorno si fa tardi la sera, spesso i weekend sono praticamente occupati dalle nostre attività, tanti sono lontani da casa, ma tutto questo si fa con il sorriso e comunque con la consapevolezza che effettivamente stiamo facendo un'esperienza unica e a tratti forse epocale. Credi che avere una capitale europea della cultura in Italia possa servire a dare nuova linfa al concetto di cultura? Ma certo, senz'altro, come dire, in realtà il valore simbolico, diciamo, come dire, il valore concreto che questa possibilità sta dando alla città di Matera, al territorio lucano, a livello nazionale, Matera in questo momento può rappresentare effettivamente un simbolo concreto di come effettivamente le politiche culturali possono generare valore concreto, profondo per i territori, soprattutto per i territori del sud, dove il patrimonio culturale è una risorsa diffusa in maniera capillare su tutto il territorio, spesso è un patrimonio anche abbandonato e dismesso, e da lì, quindi sul recupero e sulla valorizzazione di questo patrimonio, che possiamo disegnare politiche per il futuro. E lo stesso effetto secondo te si può avere nei confronti anche del concetto di Europa? Il concetto di Europa, soprattutto di questi ultimi tempi, ha bisogno di essere, come dire, rinfrescato, e lo si può rinfrescare proprio attraverso la capacità che ha la cultura di farci leggere le sfumature dei fenomeni e soprattutto di non fermarci alla banalità delle narrazioni rispetto all'Europa. Nella terza parte dell'intervista ad Agostino, che sentiremo fra poco, ci daremo un progetto che chi segue Starmi Up sui social conosce già. Prima, come al solito, vi consiglio di dare un'occhiata a radiostarmiup.it, perché la scorsa settimana abbiamo pubblicato un articolo della rubrica Camera Sud. Camera Sud nasce con l'intento di dare un seguito alle storie che raccontiamo nei podcast. Ci trovate infatti cosa fanno le startup che abbiamo raccontato attraverso i nostri microfoni. In più ci mettiamo anche una narrazione del Sud Italia produttivo, quello che ci piace di più, insomma. E vi segnaliamo infatti articoli e post che abbiamo trovato in giro per il web e che raccontano queste zone in modo diverso. In questo primo numero del 2019 ci trovate un parere di Luca Bianchi, direttore dello Svimez, sulla manovra di bilancio del governo e gli effetti che avrà sul Sud Italia. E poi Ocore, la startup palermitana che ha prodotto la prima barca a vela in 3D che ha bisogno di tutti noi. E infine la storia di Gaspare Giacalone, che da Londra ha deciso di tornare a Petrosino, in provincia di Trapani, per fare il sindaco. E lui ha anche un bel approccio, secondo me, anche al rapporto con il fenomeno mafioso. Non vi anticipo nulla, vi lascio alla lettura del post su radiostarmiup.it e poi ditemi cosa ne pensate attraverso i social o anche utilizzate il gruppo Facebook di Starmi Up, che si trova appunto digitando Starmi Up gruppo di ascolto. Adesso la terza parte dell'intervista ad Agostino Ritano. Agostino, prima di lasciarci, due domande su un altro progetto che hai creato insieme a Stefano Consiglio e che immagino per adesso tu abbia accantonato. Mi riferisco a Sud Innovation, una ricerca che mostra un Sud Italia che innova e che è lontano dagli stereotipi. Ma in realtà questa è una ricerca che abbiamo iniziato nel 2014 e poi ha preso la forma di un libro che è appunto Sud Innovation, patrimonio culturale, innovazione sociale, nuova cittadinanza. In quella sede, in quegli anni, iniziavamo a fotografare questo fenomeno, cioè il fenomeno della, come dire, riattivazione dal basso per la valorizzazione del patrimonio culturale proprio a sud, quindi cosa che dicevamo prima, e raccontavamo 11 storie di cambiamento. E in realtà la ricerca è andata avanti, non l'abbiamo fermata né tantomeno accantonata. Sulla piattaforma www.sudinnovation.it c'è una mappatura che viene incrementata e ad oggi, diciamo, raccoglie diverse centinaia di progetti. È stato fatto un focus che abbiamo presentato di recente, qualche settimana fa, un focus su Napoli. Soltanto la città di Napoli ormai conta 44 progetti
attivi per la valorizzazione dal basso del patrimonio culturale sono 44 progetti che generano valore sociale, economico e culturale all'interno dei diversi quartieri della città di Napoli, ad esempio. È possibile segnalarvi i progetti? È possibile auto mapparsi all'interno della piattaforma, quindi su www.sudinnovation.it si può caricare il progetto, quindi poi c'è una mappa, c'è una geolocalizzazione, c'è la possibilità poi di descrivere il progetto e di caricare anche un'immagine. La mission di quest'anno di Start Me Up è capire come dare un'immagine diversa del Sud Italia. A ogni ospite chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito di lavoro da esportare in altri settori. A te cosa viene in mente? Beh, viene in mente la capacità che spesso chi lavora con il processo artistico, con il processo creativo, ha una capacità che spesso in altri settori non c'è, che è quella di avere tra le mani il fallimento, no? Un'opera d'arte, soprattutto immaginiamo uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale ogni sera quando si apre il palcoscenico, in realtà diciamo quel che si vede è uno spettacolo, ma che potremmo dire in altri termini è un prototipo, ogni volta nuovo, ogni volta a rischio e soprattutto ogni volta e ogni sera quella macchina così fragile potrebbe fallire per cose semplicissime, ma potrebbe fallire. Quindi questa capacità che comunque nell'ambito artistico e nell'ambito culturale si ha di avere, come dire, dimestichezza con il fallimento, potrebbe essere, come dire, una consapevolezza e un saper fare, in questo caso saper gestire il fallimento, che si potrebbe spostare in altri ambiti. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie, a presto, un saluto a tutti voi. Lui era Agostino Rietano di Matera 2019. Io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi è piaciuto potete fare un sacco di cose. Ad esempio potete andare sulla pagina Patreon del programma e diventare sostenitori di Start Me Up. In cambio ci sono dei gadget fighissimi. Per la donazione potete usare anche Satispay. In questo caso, se volete essere ringraziati e volete i gadget, dopo la donazione dovete mandare un messaggio, perché a causa del GDPR Satispay giustamente non ci dice da chi riceviamo le donazioni. Ci sono i link diretti a Patreon e a Satispay sia nella descrizione di questo podcast che sul sito radiostarmiup.it. Se invece avete bisogno di più tempo per mettere da parte qualcosa e fare quindi poi la donazione in denaro più in là, potete comunque nel frattempo unirvi al gruppo Facebook degli ascoltatori di Start Me Up e diventare così parte attiva del programma. I membri del gruppo infatti possono proporre argomenti per i prossimi podcast e sono loro i primi a cui chiedo pareri e consigli su quello che finisce qui o sul sito radiostarmiup.it. Il gruppo è segreto, ma si trova digitando Start Me Up, gruppo d'ascolto, nella barra di ricerca di Facebook. Occhio che c'è l'apostrofo fra la D e la A di ascolto. Ci sono poi altri modi per sostenere Start Me Up, anche questi gratuiti. Ma come ormai da tradizione, lascio che sia Cristina a dirveli. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.